E cari figlioli, salve, ben ritrovati in questo ennesimo episodio di Ark. Anche questo episodio lo registro di notte, figlioli, è luna di notte passata, quindi devo fare piano. Però volevo registrarlo perché oggi vedremo delle cose decisamente interessanti. Questo pomeriggio ho registrato l'episodio 5, l'ho già editato e lo sto caricando e adesso registriamo l'episodio 6. Vi ho fatto vedere quelle clip, eh, quella clip iniziale dove eh, vi ho mostrato come recupero il sangue dei primal. Sono animali talmente potenti che ancora non possiamo affrontarli, eh, neanche con loro, ma neanche minimamente con tutti loro. Tant'è che abbiamo escogitato quello. Non lo so se si tratta di un bug. Fatto sta che eh, i carno Primal combattono contro gli altri carnivori. E quindi sfruttiamo questa cosa per farli ammazzare. E se rimaniamo nelle loro vicinanze ci prendiamo tutte le loro belle cose. Ci sono state droppate delle figate assurde, degli ascendenti pazzeschi. Pensavo che fossero tutti i Primal a combattere contro, per esempio, lo Spinosauro Origine, quello grande, quello immenso, il più potente che c'è. E invece no. Mi sono portato dalle zone oscure un rock Drake Primal potentissimo e un boss, in pratica. Tipo 56 milioni punti vita. L'ho portato fino al fiume dove ci sono tutti gli spinosauri. Invece non ha combattuto con nessuno. Ma porcaccia la miseria. Quindi, evidentemente solo i karno, non lo so, si tratta di un bug, comunque noi lo sfruttiamo, figliuoli. E quindi cosa vuol dire? Perché tutto questo, figlioli? Perché finalmente, cioè, oddio, finalmente. <ride> Abbiamo appena incominciato la serie, ma possiamo già craftarci gli animali più potenti che ci sono, guardate. Allora, prima di tutto, vabbè, io sono un pistola perché sto lasciando tutti i tipi di sangue qua e purtroppo scadono, vanno a male. Però guardate, abbiamo 30 pezzi di eh, sangue primal e con questo ci possiamo craftare figlioli. Fammi cresciare, mi cresciare. Non mi cresciare. Ci possiamo craftare questi boss, figlioli. Oh sì, guardate, sono... praticamente ci possiamo fare. Tutti questi animali eh, costano tutti uguali, quindi non c'è differenza. Ci possiamo fare il Mega Raptor, cioè il Raptor Origin. Poi c'è l'Argentavis, c'è lo Spino che l'abbiamo già visto, c'è la Wyvern. Cavolo che figata che sarà. C'è l'orso, poi c'è il Carno che abbiamo già visto, poi c'è il T-Rex. In questa mappa no, 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 non esiste il T-Rex e poi c'è il pinguino. Io, io vorrei craftarmi il pinguino, figliuoli, però poi mi dispiacerebbe perché non lo so, forse non è potente come gli altri, però sarebbe carino anche il pinguino. E come vedete ci chiede: eh, venti di sangue Apex, di alfa e eh, di Fable, di Primal e di Toxic. E in più ci chiede un artefatto così casuale e mi sono ricordato che c'è questo qua. Quindi di fatto abbiamo tutto. Ce lo possiamo craftare, figliuoli. Ma quale tra questi? Quale, figliuoli? No, poi guardate, beh ci sono ancora questi che eh, probabilmente servono dei pezzi dei, degli Origin. E la stessa cosa per questa Reaper qui. Vedremo, ma lo vedremo più avanti, figliuoli. Ma prima di fare questo, figliuoli, ci andiamo a amare un altro animale. Eh sì, perché guardate, io di nascosto mi sono già tamato quello. Guardatelo, guardate i suoi occhietti rossi. Guardate che cosa abbiamo: un Rock Drake. Eh, no, eh, c'è qualcosa che non va. Ma to togliti, no, mi sta beccando questo davanti, invece no, quello dietro. <ride> Eccolo lì, Apex Rock Drake, livello 68. Figlioli, non l'ho ancora mai cavalcato, ho aspettato voi per farlo. Però ci tamiamo, ce ne tamiamo un altro Adesso vediamo Perché si tamano, eh, figlioli Non bisogna andare a rubare le uova Che cos'è? Maschio o femmina? Fatemi capire Adesso mi spawnano i bastardelli I nameless Che già mi hanno rotto la serra Mannaccia Allora, questa è una femmina Ok C'ho ancora tutti i livelli da attribuire È una femmina Ci troviamo un maschietto, figlioli Adesso ci tamiamo un maschietto E poi lo portiamo qua Te che fai? Sei chiuso dentro <ride> Ma chi è che l'ha chiuso là dentro? L hanno fatto lo scherzetto allora, vediamo un pochettino se riesco a farmi dei dardi per il fucile perché costano un casino, figlioli. E non ho ancora tutto ben fatto, non ho gli animali adatti per eh, farmare, non ho ancora una buona serra, cosa che dovremo fare a breve perché comunque ci servono tanti materiali e dobbiamo produrli facilmente. Però fatemi vedere se ne ho qualcuno, tipo questo, sì, ne ho. Oh, se ne ho, sì, dai. 18 di questi e 20 di questi. Ecco, con questo qua già ci craftiamo tutto. Ammazza, guardate quanta roba che ho. Quanta roba che ho. Guardate questa qua. Uccidendo il carno primal mi ha dato questa ascendente lancia che ci permette di torporizzare. Poi lo, lo testeremo più avanti. Ok, ci prendiamo questo. Sì, 711% figlioli. è come mandare 7. Cos'è? C'ho cioè, il serpente che mi vuole entrare in casa. Ho detto fuori, mannaggia la Peppa. 700% è come tirare 7 colpi un, con uno solo, figlioli. Poi le munizioni, vediamo un po'. Ok, ne abbiamo a sufficienza. Io direi che. Chi è, chi è che è storporizzato Ma dai, perché? Allora, io direi ci prendiamo questo qua che è un po' più potente. E andiamo, andiamo. Ah, no, aspettate la tuta, mannaccia. La tuta per le radiazioni. Oh, c'è un altro scimmione pagliaccio, guardate lì. Però un altro livello 16, tutti i livelli bassi. Se ne trovo uno di livello alto, lo... Aia, ah, chi è stato? Chi è stato? Vai, ce lo facciamo fuori. Sono curioso di vedere cos'è che ci droppa. No, l'uccellino non riescono a prendermelo, guardate. Non riescono a prendermelo. Cioè, detto così, suona male. <ride> non riescono a prendermi l'uccellino. Eh, sì è morto Uh guardate cosa mi ha droppato Moto Sega ascendente 234% buono Due picche No, queste proprio non le voglio La maschera E uno scudo E dai mettiamocela e vai <ride> Sì ci sono riuscito Carno contro spino guardate Un origin carno origin contro uno spino uh, Se l'estero se l'è disintegrato E ci siamo beccati noi le cose uhuh, Figata in pratica i Karno combattono contro tutti, indifferentemente da che cosa sono. Bene. Questo qua ha 21 milioni e mezzo di punti, figlioli. È un livello 4. Chissà, però, noi cosa quando ci craftiamo a che livello ci esce. Non ne ho idea. Oh mio dio, quanto è grosso quello! È un alfa, figlioli. Ah, no, guardatelo. Allora, figlioli, io mi arrendo. Mi arrendo perché. Guardali perché da un bel po' che giro non ho trovato nessun Rock Drake Apex, anzi, proprio quasi non ne trovavo più. Se non quelli standard. Adesso abbiamo trovato dove Do -do dov'è? Eccolo lì, guardate come si mimetizza. È un alfa! così abbiamo sia l'alfa che l'Apex, li proviamo tutti e due. Lì c'è una Queen, mannaccia la Peppa, e poi abbiamo uno Spinosauro Apex, livello 112. Figlioli, io direi che non è da lasciar scappare. Facciamo pulizia per quanto è possibile. Facciamoci fuori pure la Reaper Queen. Così, vai. Vai, così. No, non mi mandare via, che tu devi morire. Devi morire malissimo. Mari. Ok, è andata. Ci ho avvelenati, ci ho. Ok, poi vediamo ancora chi c'è qua. Che poi mi perdo. devo fare attenzione, dove siamo arrivati? Di qua noi. Tu devi morire, giusto? Sì, Ok, terza Reaper Queen fatta fuori. Allora, andiamo dai nostri amici. Uno è quello. E io direi lo tiriamo giù subito. Vediamo se arriva qualcuno. Perché appena mi appoggio arriva qualcuno. No, sembra tranquillo. Allora, fucilozzo la mano, veloce, veloce. Tac, tac, tac. E eh, uh, vai giù. Che succede? Che? Perché non va giù? Ok, ammazza quanti colpi. Sette. Ok, uno è giù, adesso ci manca il drago. Il Rock Drake. Doti ti sei nascosto? Amico? Allora, controlliamo il suo torpore, che dovrebbe essere tutto sommato lentissimo. Sì, ok. Gli mettiamo già un po' di carne. Poi dopo gli diamo la pozioncina per farlo scendere velocemente. Così. Mangia e cresci velo forte. Allora, draghetto alfandostai. Ecco, vedo qualcosa lì. Vedo qualcosa, eccolo lì. Livello 84. Ma... come si mimetizza, no? Oh. Allora, dovrebbe andare giù facilmente, in teoria. Ok, forse gli ho dato un colpo di troppo, eh figliuoli. Allora, vediamo il suo torpore come scende. Ole... Ma è già più veloce dello spino, fammi entrare. Sì, guardate come scende più velocemente, però non ci preoccupa, vai. Magna. Gli diamo questo qua, vai, mangia. E dovrebbe essere addomesticato, veloce, veloce. Facciamo lo stesso per lo spino. Ok, io me ne ritorno sull'uccellino perché qua spawna sempre qualcosa e non vorrei farmi trovare impreparato. P perché non si tamano? Perché ci mettono così tanto? Guarda di questi, guarda il purlovia. Eh, voleva farmi la trappola, il bastardone. Eh, ci sono andato vicino. Avete visto che figata ci sono le, le Reaper Queen e Queen Alpha e sono entrambi tamabili figlioli e poi non sono riuscito a registrarlo ma ho incontrato anche la Super Reaper Queen, la più potente la più grossa, quella tutta fiammeggiante, la Demonic, qualcosa di spaventoso poi ed è spawnato da sola Sì, sta salendo, pian pianino sta salendo Vediamo lui a quanto sta invece Eh, perché ma dai, non mangia la carne. Cos'è sta sto? Oddio, cosa mangia? Aspettate che gliene do ancora uno. Perché la fame non è scesa, guarda. Non scende. Il torpore sì. Ok, ha mangiato un pochettino, ma proprio poco. Oh, si è spenta la luce. Non buono. E già che ci sono, il buon Dave si fa un po' di cristalli. figlioli mi sono costruito. Il grinder, quello che distrugge le cose che non ci servono. Visto che ci vengono droppate sempre piattaforme, fucili, ascendenti e cose del genere, mi ricavo veramente un casino di risorse in questo modo. Anche perché così ce ne hanno davvero poche. Guardate che schifezze. Tu, vieni qua, mica vorrei sfuggire. Cioè non mi è chiaro il perché ci sto mettendo così tanto per tamare quell'apex che avevo già. Ci ho messo rente un istante. Invece qua mi sta durando troppo. Perché? Siamo solo al 36%. Ah mannaccia. Vabbè, gli ho dato la pozione da 100 per di taming. E ancora ci stiamo. Continuiamo a dargli pozioni, figlioli. Sì, sì. Ok. E lui è nostro livello 123. È diventato. Bene. Vieni e proteggici. Dov'è lo spino? Eccolo qua. Dai, continuiamo a dare pozioni anche a lui. A quanto siamo? Fammi leggere. Fammi leggere. Fammi leggere. Sì, dai. Ancora uno ed è nostro. Diamogli ancora una pozioncina. Vai. Forza. Magna. Dai. Ah, no. No, 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 no. Ok, che culo, cool è diventato nostro in tempo. Se no me l'avrebbe ferito, ma avrà ferito. Dov'è l'uccellino? Uccellino! No! Vieni qua, vieni qua. Oh, stai scherzando? Te ne vai via così. Vediamo lo spino. Quanti livelli ha preso, perché forse l'abbiamo ferito. Non lo so. 157. No, è andato bene. Ok, abbiamo rischiato all'ultimo. Da dove è uscito, quello non lo so. Allora, venite. Io vi lascio entrambi così, sì, dai. Uno me lo potrei mettere in spalle, magari lo spino, che è lento, che dite? Però, se poi devono combattere. E no, fammi. No, mi hai leggermente. Ma porcaccia! Sono incastrato. Non dai, fammi passare. Ma porca. Ok, dai, vediamo di tornare a casa. Sani e salvi, con tutte e due le creature. Sperando di non trovare alfa, cioè. Riper queen alfa o cose del genere. Perché diventerebbe davvero tosta. No, perché sento le radiazioni? Perché sento le radiazioni che ho la tuta? No, mio dio, ma si è buggato. Boh, ok, non so il perché mi viene segnato la radiazione, però non mi sta togliendo vita, non mi sta dando i classici segni di eh, radiazioni. Dove siete? Ci siete? Dai, che dobbiamo tornare a casa. Dai, sani e salvi, giù di qua, poi dobbiamo girare. Ok. Che poi è facile perdersi. No, dove vi siete incastrati? Dai, tu salta, tu puoi, salta, puoi volare addirittura. Sp Spino ce l'ha fatta. Oh, porcaccia ok, figlioli, siamo arrivati a casa con tutti e due sani e salvi. Allora, adesso ci dobbiamo fare la sella e ci proviamo l'Apex. Sì, figlioli. Allora, ci facciamo... Oh, vediamo un pochettino questa, ok. E poi questa cosa si può fare? No. Poi dobbiamo vedere anche l'aspetto tech, eh, figlioli, fra qualche episodio. Allora, ci serve fibra e gemme rosse, ok. Gemme rosse... E ok... Oh, abbiamo la sella, bene, bene, allora, Spino, hai visto, sei contento, aspettate, fatemi un po' vedere, questo è un fe femmina buono, mentre quello che abbiamo qua è una femmina, ma che sfiga, <ride> vabbè, va, peccato se non facevamo gli pezzini, dov'è l'altro Rock Drake, no, scusate... Ok, eccoci in sella il nostro Rock Drake Apex. Vediamo un pochettino, figlioli. Vediamo un pochettino che cosa sa fare. Uh, sono senza lucina io. Del tipo che si deve ricaricare. Va bene, va bene. Uccidiamoci questo. Diamo quanto? 2004. Beh, pensavo qualcosa di più. Guarda questi come sbucano. Sì, venite che ve magno tutti. po' Poi, figata, questo possiamo andare nell'acqua quindi. Terra e acqua tutto nostro. Guardate le stragi. Le stragi. Le stragi. Così, oh, si. Sì. Aspettate che adesso aumentiamo un pochettino il danno. Eh. Livelliamolo un pochettino. E gli do il danno, sì. Controlliamo la stamina in modo che ce ne sia sempre a sufficienza, ma vedo che tutto sommato dura. Diventiamo invisibili. Ci rimangono solo gli occhietti. Oh, oh, oh sì. Siamo totalmente invisibili. Allora, vediamo un pochettino. Tastino destro. Ci appiccichiamo o ci disappiccichiamo. Ok. Con il C diventiamo invisibili o meno, come il classicissimo. Control. No, vabbè, basta. Non fa nulla di speciale. X nemmeno. Forse svolazza di più. Sembrerebbe di sì, figlioli. Sembrerebbe che svolazzi di più. Bene. Velocità di movimento. Oh sì, possiamo migliorargliela, figliuoli. <ride> Però io direi, gli diamo danno. 600, ok. E poi gli diamo due punti vita. Perché non, non ne ha tantissima. Eh? 48.000 è un po' pochino. Allora, c'ho un po' di pozioni. Vediamo un pochettino. Questa è la medium. Sì, gli diamo queste. Vai. Sì. Sì. Sì così. Benissimo. Siamo arrivati al livello 128. Nice. Ok, facciamo 5004. Beh, direi che non è malaccio 5004. E eh, guardate la stamina soprattutto quanto dura. Oh. Oddio. Eh, cos'è quello? Ah, prima di tutto mi, mi evidenzia un Alpha Reaper King e quindi non capisco. Questo che cos'è? Scusatemi. Oh my god. No, mi dice che è un Reaper King. Perché? Aiuto, questo secondo me è un Origin. Primal Karno, eh sì, 17 milioni, 8. Via, Dave, via. Svolazziamocene di qua. Oh, si. Sì. Yes, maniamoci tutti. Vai così. Ok, noi figlioli qua possiamo fare stragi su stragi. Avete visto come hanno cambiato eh, il taming di questo animale? Io mi aspettavo di andare a rubare invece le uova di alfa o di Apex. Invece no. Ce lo possiamo tamare così. Facile, facile. Nel frattempo c'è uno spino che si è suicidato. Si è buttato... C'è una Reaper. Dov'è? Eh? L'ho sentita. C'ha le piumine alzate, guardate. Boh. Dai, che mi voglio sgranocchiare una Reaper. Via, 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 da quello che è cattivo. Via, che è molto cattivo. Quello. L'Origin. Via, 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 via. Uh, ecco una Reaper, guardatela. Una Reaper King. Vediamo qui, vediamo un po'. Che livello è. 12, ti sgranocchiamo. Facile, facile. Ti sgranocchiamo. Esci fuori. Esci fuori, mandacelo, Peppa. Dai, morimi in fretta. Morimi molto in fretta. Però. Però resiste. Resiste. È morta, ok. Sono curioso di vedere di affrontare gli alfa. Ma un po' più in là. Guardate! Guardate! Stanno combattendo! Oh, sì! Grande Carno. Vediamo un po' cos'è che ci droppa un alfa Reaper Queen. O Reaper Kin, quello che sia. Sono curioso, vediamo, vediamo. Allora, prima di tutto, qu quanti punti ha? Non si cagano più, no. Vai, attaccatevi. Sa. Oh, 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 lontano Dave. Lontano. Allora, il Primal Carno ha 7 milioni e 8 di punti. L'altro ne ha 227.000, Che poi non sarebbe forse così impossibile per noi. Se andiamo con due creature, ce lo facciamo l'Alpha. Reaper King. Ho letto bene. Sì, Reaper King. Dai, vediamo cosa ci droppa. Vediamo cosa ci droppa. Forse ci droppa i feromoni che ci serve per poi fare il cibo per poi addomesticarli. Il cristal feromon. Se non ricordo male. E mori, dai. Sì, no, però non ce l'ha dato. No, era un alfa. Non ce l'ha dato. mannaggia la Peppa. Bisognerà forse quindi addormentarli. Boh, va a sapere. Niente feromoni. Bene figlioli, lasciamo qua la nostra bella creatura che tutto sommato fa il suo porco lavoro e noi figlioli ci andiamo a guardare per l'ultima volta questi bei numerini. Queste belle creature che ci possiamo craftare figlioli. Ma quale ci crafteremo? Eh, il pinguino non stava qua sotto prima, si è spostato di posizione, vuole essere scelto lui. Non lo so, lo vedremo però nel prossimo episodio figlioli. Come sempre voi lasciate un like, condividete e iscrivetevi se non siete iscritti. Ciao a tutti!